tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Confermato senso unico in via Prima Strada a Bellocchi di Fano, soddisfatti residenti e commercianti. Temperature da record toccati sulla costa ai 36 gradi. Ho sentito tanto freddo quest'inverno. Adesso il caldo me lo tengo. Oltre 10.000 visitatori alle feste campagnole della Proloco Fanum Fortune. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Dopo mesi di sperimentazione della nuova viabilità a Bellocchi di Fano, il Comune ha deciso di confermare il senso unico in via Prima Strada. Ma sentiamo che cosa ne pensa chi abita o chi lavora lì. Allora, ieri c'è stata questa riunione di confronto tra insomma, cittadini e operatori del commercio. Voi come l'avete presa, come l'avete vissuta? Beh, sicuramente è stato estremamente interessante il confronto e ringrazio la disponibilità delle istituzioni per averci proposto e ascoltato nelle nostre esigenze. Il confronto è stato prima ed è stato poi successivo dopo la prima prova. Il senso unico sicuramente è comodo, però dal mio punto di vista è un pochino non troppo sicuro per la velocità dei veicoli, perché vanno molto più veloce. Ci sono meno persone, perché essendo un senso unico ci sono meno persone che transitano. Difficile dirlo in così poco tempo. Avevamo chiesto se si poteva essere prolungata la sperimentazione, non si poteva fare perché l'asfaltatura doveva essere fatta entro questo periodo e quindi dopo l'asfaltatura c'è la segnalazione stradale e quindi è così. Speriamo bene, diamo fiducia a questo senso unico, insomma. Tutto a senso unico. E migliora un po' la vivibilità? Beh, è una strada stretta, ci passa l'autobus, parcheggiano lungo la strada, quindi sarebbe, a parte che io non porto la macchina, quindi non mi interessa, però vedo che è meglio fare il senso unico. Non è contenta del senso unico? Perché non ha portato nessun miglioramento, anzi, piuttosto disagi, perché poi ha messo divieti un po' dappertutto, per tutte le vie traverse, non si può entrare da nessuna parte, quindi bisogna fare un giro della miseria, che poi io non vedo poco risultato. Abita qui, più vicino? Sì, io abito qua vicino, 30 anni che abito qui. Secondo me c'è un disagio, perché poi ha messo troppo divieti nelle vie traverse. Non si può entrare da nessuna parte. Il problema più che altro era in fondo lassù dove c'è l'Arci. Sì. Là invece il problema non l'hanno risolto, secondo me, perché poi lì è a doppio senso. Non era tanto qua, in questa via qua, era più in fondo. Lì l'hanno lasciato a doppio senso, no, non capisco il perché. Va bene così? Va bene così? Sì. Siete contenti voi, sì, che siete a ridosso, sì, della strada? Per me rimane un po'... Perché il divieto è lì, io faccio il passo lì, metto che fa il giro, va bene, ma va bene lo stesso. Comunque va bene, meno sì, traffico. Sì, no, così va bene, basta che qualche cammino quella strada lassù, è fatto. Non è cambiato niente, l'importante è la seconda strada, lì quello, solo quello, perché tanto così abbiamo migliorato. La seconda strada lì c'è chi va all'esilo, per uscire deve ritornare qui e andare lì a portare il bambino e poi ritornare un'altra volta, e non è giusto. Se no la prima strada adesso va benissimo, anche perché poi davanti il circolo hanno, durante il giorno le macchine non ci sono più, va meglio, va molto meglio, tanto bisogna anche cambiare. Questa strada deve rimanere a senso unico? A senso unico deve rimanere, a senso unico, non c'è, per la larghezza che c'ha, non c'è, è una pazzia riportarla a doppio senso, è una pazzia. Voi siete contenti insomma di questa evoluzione? Per carità, abbiamo passato 2 mesi in grazia di Dio. 2 mesi, in grazia di Dio, dal 1° di maggio che sono venuti a fare la segnaletica, in grazia di Dio siamo stati. Lei dove abita? Qui? Io abito qui, nella prima strada abito. Quelli che hanno firmato per riportarla a doppio senso,
non abita nessuno sulla prima strada, nessuno abita. Voi invece che ci vivete col traffico meno pesante? Anche per l'inquinamento, per tutto quanto, per carità, è una grazia di Dio, guarda. E adesso parliamo dell'ondata di caldo che si è abbattuta sull'Italia. Oggi due anziani di 72 anni sono deceduti nelle Marche, a Fermo e a Marina di Montemarciano. I due pensionati sono stati stroncati da malori, sì, probabilmente dovuti appunto al gran caldo, mentre passeggiavano in spiaggia. Oggi è stato registrato un picco con punte di oltre i 36 gradi, ma nel fine settimana le temperature subiranno un drastico calo, con temporali in arrivo venerdì anche nella nostra regione. Ma intanto oggi Lino Balestra ha chiesto il parere di Fanesi Turisti, ovvero ha chiesto quali rimedi hanno utilizzato per combattere l'afa. Sentiamo. A quello di questi giorni gli hanno affibbiato il nomignolo di Nerone. Ma in passato, ormai è dal 2013, che questa moda nata sul web, sui siti meteo, dilaga. Ai poveri anticicloni africani, responsabili di quelle ondate di calore terribili come quella di questi ultimi giorni, sono stati impietosamente attribuiti i nomi più mefistofelici ed evocativi, sempre di temperature roventi. Caronte, Lucifero, Scipione e perfino Ugolino, direttamente dal girone infernale dantesco. Nerone, dicevamo, da domenica sta arroventando l'Italia con temperature oltre i 36 gradi ed oggi e domani si toccherà l'apice delle temperature. Ma come si fa a superare questo momento? Vedete queste giornate di grande caldo? Drammatiche, veramente, sì. Qualche rimedio così estemporaneo? O a casa con l'aria condizionata o in giro con la macchina fino a sera con l'aria condizionata. Se uno ha l'aria condizionata... Soffre, purtroppo soffre, non c'è rimedio. O al mare, ecco. Però per chi è che lavora ci vuole l'ambiente climatizzato, sicuro. E chi non dispone di strumenti meccanici di refrigerazione, come fa? Soccombe o fa di necessità virtù? Il caldo di questi giorni, come facciamo? Cosa dobbiamo fare? Niente. Sopportare un po', stare dentro al fresco, possibilmente, di uscire possibilmente meno nelle ore più calde, non come sto facendo adesso io, vabbè. Però va bene così. Un po' d'acqua, un po' di refrigerio. Un po' di acqua, un po' di refrigerio, così va bene. Me lo tengo. Tanto siamo alla fine, siamo a luglio, no? È passata verso la metà di luglio, per cui... Evitare magari le ore centrali, non so, bere molto. Sì, certo. E tanto, che vuoi fare? Ho sentito tanto freddo st'inverno. Adesso il caldo me lo tengo. Caldo e l'arsura di questi giorni, come facciamo? Un cardiologo invasivo e uno psicanalista. Avere calma, avere tranquillità. Quiet. Agitarsi più di tanto. E non dirlo, perché più lo dici e più lo provi. Come vince il caldo di questi giorni, così affoso, così opprimente? Oggi è una pazzia uscire. Bisogna stare chiusi in casa un po' al freddo. Sì, no, ma infatti è così. Io sono uscito per forza e mio figlio si è incazzato come una bestia. Ha detto è caldo da bestia. Bisogna evitare le ore calde. Va bene, ormai sono partito qui, vado giù al mare, speriamo che sia più caldo. Quindi se per necessità dovete uscire di casa in queste giornate così calde, così affose, piccole precauzioni. Un copricapo per coprirvi e ripararvi la testa, portatevi dietro una bottiglietta d'acqua, girate possibilmente il più all'ombra possibile e poi, se potete, tutto con molta calma e magari trovate anche refrigerio in una piccola pausa con una bibita fresca. Buona estate a tutti. E una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata questa mattina intorno alle 7 dagli strumenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella provincia di Pesaro Urbino. La scossa si è verificata ad una profondità di 23 km e le località più vicine all'epicentro sono Barchi, Frate Rosa e Sant'Ippolito. Non si registrano danni a cose e persone.
Il vice sindaco di Fano Stefano Marchegiani ha firmato un'ordinanza con la quale modifica gli orari del mercato settimanale per le giornate di sabato 16 e mercoledì 20 luglio, predisponendo l'attività di vendita dalle 7 alle ore 13. Con questa si intende che alle 13 i posteggi dovranno essere completamente liberi da merci, attrezzature e veicoli e la disposizione riguarda solo gli operatori di piazza 20 settembre e via Malatesta. La riduzione dell'orario è stata effettuata in occasione delle iniziative musicali che si svolgeranno in piazza in quelle giornate e quindi l'area dovrà essere resa fruibile non solo agli organizzatori delle varie manifestazioni ma anche all'ASET SPA che dovrà predisporre in tempo l'idonea pulizia. Si intitola Frida ed è lo spettacolo che Perla Dance Company della scuola Capogiro porterà in scena giovedì sera all'ex Chiesa San Francesco. Perla Dance Company è fiera di presentare un nuovo spettacolo della compagnia che è dedicato, è un omaggio infatti alla grande pittrice Frida Kahlo che è vissuta nella prima metà di questo secolo, la quale all'età di 17 anni è stata gravemente rimasta ferita in un incidente stradale che l'ha immobilizzata e intrappolata all'interno del suo corpo ed è riuscita senza pudore a descrivere la sua vita all'interno dei suoi quadri, quindi attraverso la pittura. Allora, durante lo spettacolo gli spettatori saranno in grado di vedere, oltre a noi danzatori, a cantanti, musicisti, attori, saranno in grado di vedere anche i quadri più famosi e più rappresentanti di questa attrice, che quindi riusciranno proprio a essere trasportati nella sua vita, nella sua storia, che è una storia proprio commovente, una storia difficile, perché Frida comunque ha avuto tante difficoltà nella propria vita, però è sempre riuscita a cavarsela, è sempre riuscita col suo carattere forte e determinato ad avere comunque degli sbocchi appunto anche nella pittura, perché è famosissima come pittrice, come artista e anche a livello politico nel Messico di quell'epoca comunque. Lo spettacolo è stato scritto, diretto e coreografato da Simona Paterniani, che comunque attraverso Frida ha cercato di mettere in scena ciò che più la rappresenta e ciò che più, diciamo, somiglia al carattere di questa grande pittrice. E, i danzatori sono Rita Berardi, Gianmarco Cilia, Sara Paterniani e Camilla Legrucci e diciamo rappresentiamo la sua identità e la sua storia. Poi abbiamo anche un musicista Giulio Vampa e la cantante Laura Sanchioni che cercano di raccontare musicalmente la storia di Frida e poi abbiamo anche l'attrice Erika Di Malta che diciamo dà voce all'anima di Frida per tutto lo spettacolo e lo spettacolo sarà giovedì 14 luglio alle ore 21:30 all'ex chiesa di San Francesco a Fano e i biglietti si potranno trovare presso il botteghino e al Teatro della Fortuna a Fano e il costo è di 12 euro. E lo slogan Restate Fanesi, lo vedete alle mie spalle, che è stato promosso dalla Proloco di Fano, è stato preso alla lettera dai cittadini della Città della Fortuna. Le feste campagnole inserite nel programma delle manifestazioni dell'associazione sono state letteralmente invase da oltre 10.000 visitatori che hanno preso d'assalto i vari appuntamenti della rassegna. Ad esempio la madre di tutte le manifestazioni che si è conclusa domenica alla cooperativa Tre Ponti, la festa della Crescia Amata, arrivata alla 32esima edizione, è arrivata all'apice del successo in termini di affluenza, attirando anche tantissimi visitatori dell'entroterra. Ma allora vediamo nel prossimo servizio che ha realizzato Lino Balestra come sono andate queste tre giornate di festa. Anche questa edizione della Crescia Amata di Tre Ponti ha visto migliaia di persone provenienti da tutto il territorio affollare i tre giorni della madre di tutte le feste fanesi per gustare la specialità locale e trovare un po' di refrigerio sul verde della cooperativa Tre Ponti, viste le alte temperature delle ore pomeridiane. Ad aprire le danze, proprio il caso di dire, venerdì l'orchestra Grande Evento, dal cuore della Romagna con Moreno il Biondo per ballare i grandi successi del liscio romagnolo. Sabato sempre il buon cibo delle cuoche della cooperativa Tre Ponti e la musica da ballo. E poi il gran finale domenica con la coinvolgente orchestra di Mario Riccardi e lo spettacolo Choreographic Dance di Mattia Diamantini. Allora Gino Bartolucci, tre giorni intensi, che edizione è stata questa della Crescia Amata di quest'anno? 32esima edizione, perciò un numero importante, però naturalmente la nostra soddisfazione, mia personale da come presidente, ma tutti dei miei colleghi,
è quello di aver sudato, tre giorni, perché è caldo, però il tempo la fa sempre da padrona, con tanta gente nei nostri stand, tanta gente, vedete alle mie spalle qua, oggi la domenica con il massimo delle tre serate, perciò una grande soddisfazione, perché voi pensate che per un quartiere piccolo come Trepunti avere una manifestazione, la più vecchia di Fano, però importante, con una bella orchestra come stasera, come l'orchestra Mario Riccardi, alla fine anche se hai sudato, però sei rilassato. Giovedì avremo DJ Berta sempre all'arena e venerdì io la chiamo la chicca, perché è stata una nostra invenzione che ha spopolato il concorso di barzellette a Crepappelle, praticamente, dove è tutto un dire, è tutto un ridere, perché gli amici del San Costanzo che presenteranno l'evento, Bicio che è un vincitore della Sai l'ultima di tanti anni fa, però un barzellettiere fuori concorso, e 8 concorrenti nuovi, abbiamo rinnovato praticamente un po'. E con la pagina degli eventi chiudiamo qui il nostro telegiornale, che torna puntuale domani sera come sempre alle 20:30. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.